Voilà, ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul mio canale. Oggi parliamo di Final Fantasy VII, della nuova trilogia. Ho aspettato un po' a parlarne perché volevo raccogliere informazioni dopo l'annuncio e queste informazioni sono effettivamente arrivate. Allora, diciamo che una premessa che devo fare prima di entrare nel merito del discorso è che non sono un fan di vecchia data di Final Fantasy VII, quindi non ho giocato l'originale del 97 e quindi non ho delle conoscenze sull'originale per le quali posso fare un confronto con il remake, come invece molti hanno fatto. Quindi il mio è un parere da neofita della serie e da nuovo giocatore. E ora, fatta questa premessa, entriamo nel merito del discorso. Ma prima di iniziare, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Quindi se state guardando questo video, supportatemi effettivamente perché ho bisogno del vostro supporto, basta iscriversi al canale, quindi mi raccomando iscrivetevi al canale. Allora ragazzi, quindi come dicevo, la prima domanda alla quale voglio rispondere è: quando verrà completata questa trilogia di Final Fantasy VII Remake? Dopo l'uscita del primo Final Fantasy VII Remake, adesso è stato annunciato che uscirà inverno 2023-2024, insomma secondo me sarà una via di mezzo tra queste due cose. Potrebbe uscire a inizio 24, primavera 2024, Final Fantasy Rebirth, che sarebbe la seconda parte del remake, e poi la parte terza, che è già in lavorazione e che sarà l'ultima, si potrebbe chiudere nel 2027-2028. Quindi comunque per una trilogia 10 anni, un periodo minore di 10 anni, si parla di 8, circa 8 anni, comunque non è troppo. Certo, se consideriamo che questo era un solo gioco e che è stato suddiviso in tre parti, può sembrare tanto, ma se lo consideriamo come trilogia, in realtà non è un periodo troppo lungo, quindi ci può anche stare. Ecco, quello che invece io vorrei approfondire sono altri aspetti, ovvero innanzitutto il primo: se il remake era una parte, come dicono tutti i fan di vecchia data, non lo dico io che non lo so, tutti mi hanno detto che il remake, quindi la prima parte, era il tutorial del gioco originale, cioè una parte piccolissima, quella ambientata a Midgard, che effettivamente era pochissime ore di gioco nell'originale del 97 e che poi sono diventate 50 ore di gioco nel remake. Quello che mi chiedo è, allora, cioè in parte 2 e parte 3, o dureranno 100 ore l'uno per recuperare tutto il resto della storia, oppure verranno saltate tante cose. Cioè, fateci caso, le soluzioni sono due. Se le parti non sono 10, ma sono tre parti, ed è una trilogia, e la prima parte copre un arco narrativo così breve, è una parte dell'arco narrativo così breve, la seconda e terza parte devono recuperare tantissima strada, oppure verranno tagliate molte cose e molti eventi. Questo un po' mi spaventa. Come mi spaventa ciò che ha affermato Nomura, ovvero che si potrà giocare Rebirth senza aver giocato il remake. Ora, innanzitutto questa è una manovra commerciale che non capisco. Se da un lato spingi le vendite su Rebirth, che può essere giocato anche da chi non ha giocato la prima parte, quindi il remake, dall'altra potevi comunque cercare di spingere le vendite del remake verso tutti coloro che l'avrebbero dovuto recuperare prima di giocare Rebirth, e avresti fatto bingo, perché avresti venduto di più del primo e tanto anche del secondo, quindi di Rebirth, e non l'ho capito. Ma soprattutto, cosa vuol dire che si può giocare senza aver giocato la prima parte? Se è una trilogia, non ha senso che io possa giocarlo senza sapere cosa è successo nella prima parte. È come se io consigliassi a una persona di poter giocare Assassin's Creed Brotherhood senza aver giocato Assassin's Creed 2, o Forbidden West Horizon senza aver giocato Zero Dawn. Insomma, sono stranito, non capisco cosa può voler dire. Se fosse un prequel avrebbe senso, ma questo Rebirth è un sequel del remake, quindi com'è possibile questa cosa? Cioè, sto cercando di capirla, ma non la capisco. Quindi cercate di darmi voi una motivazione. E chiudo questo discorso con un fatto. Si è parlato di una possibile storia e arco narrativo alternativo, cioè il lasciare completamente carta bianca agli sviluppatori e la loro creatività di cambiare molte cose rispetto alla storia dell'originale. Ed effettivamente questo è un punto sul quale i fan di vecchia data avevano battuto, perché effettivamente notavano molte differenze di trama e molti buchi di trama rispetto all'originale.
Al che dico, ci può stare, perché sono passati tanti anni, sono passati 25 anni circa, se faccio bene i calcoli. Ci può stare che si vuole creare una storia alternativa che non debba essere perfettamente la stessa, che già è conosciuta dai fan. Però se tu lo chiami remake, crei effettivamente un'aspettativa da parte dei vecchi fan che sia un remake dell'originale, il che vuol dire che deve essere fedele comunque all'originale. Chiamamelo in un altro modo, non so come, fai un rebrand totale, lo chiami in un altro modo, in modo tale che si capisca che non è la stessa storia rifatta, appunto remake, ma che sia una storia alternativa a quella che già è stata narrata. E così avresti reso molto meno scontente tutte quelle persone che si sono illuse di trovarsi un remake che seguisse pedissequamente la storia narrata nell'originale del 97. Quindi fatemi sapere se voi riuscite a rispondere a tutti questi quesiti che mi sto ponendo e vi sto ponendo, e fatemelo sapere in un commento. Come sempre invito a lasciare un like ed iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento ad un prossimo video. Un saluto a tutti ragazzi, ciao!